No! La cara in maestra è diventata un mega boss zombie! Qua non si scherza più. Diamo i compiti a sta professoressa, così un pochino si calma. No! God! Ragazzi, è uscito un nuovo finale su Roblox Field Trip Z, in cui noi mariniamo la scuola. Bellissimo, finalmente, veramente marino la scuola. E sono curioso di vedere come la prenderà la nostra Karen maestra. Mi costerà Karen. E tra l'altro non c'è solo la nuova boss pack, ma c'è anche una nuova storia scolastica. Non ci tenevo. Ah, che bello. Oggi divento uno zombie. Come divento uno zombie? Cioè, perché mai dovrei diventare uno zombie? Mi cade pure la mano. Sono pronto. Ah, finalmente andrò di nuovo a scuola. Why are we still here? Non è che io sia così tanto contento. Questo è il mio terzo giorno di scuola. Che cosa accadrà mai? Riceverò due? E chi lo sa? Ma tanto non ci vado, la marino! Con un po' di sale. Ah, ciao Karen. Non mi vedrai oggi a scuola, lo sai Karen? Perché io me la squaglio come il gelato. Vabbè ragazzi, dai. Che cosa fate? Non entrate a scuola. Dobbiamo marinare la scuola. Guardate, c'è il Blocks and Go. Possiamo andare dentro il Blocks and Go. Datemi pezzi di pizza, datemi. Datemi tutti i pezzi di pizza. Senti, lei proprio ama il suo lavoro, vero? Ok, scherzo, a quanto pare il supermercato è vuoto. Si riempirà dopo, spero. C'è un tizio che ha trovato i compiti. In che senso ha trovato i compiti? Tu non fai i compiti, tu li rubi. Ecco, ho spiegato tutto. Pingu, sei contento di ritornare di nuovo a scuola? Non ti preoccupare, tanto ora la mariniamo. Esplora la scuola. Ok, ma che sta facendo quella? Lo voglio, mettiti! Sì! Devo votare skip, skip, skip! Skip, non andiamo a scuola! L'inserviente, devo spazzare a terra! Devo incontrare il bullo di fronte alla scuola! Così ho sentito che voi non volete fare la scuola! Bene! Allora andiamo alla stazione del gas! Ecco tu da dove prendi la roba! Dal benzinaio! Ecco perché sei così alto all'età di 13 anni, eh! Questo spiega tutto! Presto, seguitemi! Seguiamolo, ragazzi! Seguiamolo, dobbiamo seguire questo bulletto. Così la nostra cara insegnante, diciamo che ci farà tanto male dopo di questo, perché abbiamo skippato la scuola. Ah, eccoci qua. Stavolta ce l'hai la roba? Dammi tutte le pepe crocchette. Dammi tutti gli hot dog che c'hai. Dammi tutto. Signora, dov'è tutto il cibo? E infatti non c'è più nulla, cioè tutto vuoto ragazzi. I militari l'hanno preso. Hanno preso tutto, militari! I dannati militari! Mi devono ridare il cibo! Cioè, hanno preso pure la peppa porchetta, hanno tutto! E mo qui, che facciamo? Guarda fuori! Sta succedendo qualcosa, ragazzi! Sta succedendo qualcosa di grave, guardate i militari! Aiuto! Ci sono i militari fuori! Che cosa sta succedendo? C'è qualcosa che va storto! Sta succedendo qualcosa! Beh, credo che se ci siano i militari vogliono fare esplodere la cosa. Ok, c'è un'epidemia zombie. Cioè, ma tutta la pizza dov'è? Non c'è più pizza, non c'è più nulla. Secondo me non è vero. Secondo me tu tieni ancora le caramelle sotto banco. Dammi le caramelle. No, il preside! Non stiamo facendo niente, se scappate! Scappate, non andate vicino al preside! Dobbiamo ritornare a scuola, venite con me! No, a scuola non ci voglio ritornare! Ho fatto di tutto per saltarla! Ma come dobbiamo tornare dal preside? Non mi dire che ora ci mette in punizione! Detenzione! Ci ha messo in punizione! Benvenuti in punizione! Siamo in punizione! Non voglio essere in punizione, dai! Non mi potete fare questo! Signor preside? Che cos'è stato quel rumore? Non lo so, lama! Ma so solo che io, alla metà, sono più tappo di questo qua! Ah, non sembrava uno studente questo rumore!
Sta di nuovo succedendo qualcosa di brutto. Non ti preoccupare, Pingu, non ci sono zombie fuori. Sarà la professoressa che ha corretto i compiti in classe. Che scherzo, ci sono i zombie fuori, non ti puoi lamentare. Secondo me la prof veramente con tutti i due che ha messo è diventata una zombie di suo, non è stata morsa. Signor Preside, mi ci dica tutto, cosa sta accadendo là fuori? Sono tornato, studenti. E per caso a trovare la nostra cara insegnante? Dimmi la verità, fratello, c'è qualcosa, dimmelo. Shut it for a second. Il mio computer mi sta messaggiando. Ah, eccoli i zombie! Attenzione, i zombie ci stanno invadendo! Attenzione, lui allora si sta preso due in matematica! Ehi, non potete dire queste cose! Zombie, non può essere! Studenti, state calmi, andiamo a chiamare la polizia! Nascondetevi nel coso degli armadietti, datemi questo! 4 ore dopo. Ho fame. Dov'è il preside? Non lo so! So solo che è una mazza da baseball! Dobbiamo giocare a baseball! Sarà l'insegnante? L'insegnante che ha corretto i compiti di matematica? E mi sa che ha visto che siamo scarsi! Siamo tutti scarsi in matematica! Io non so quanto fa 2 più 2, fa 5! Calmatevi, ragazzi! Può essere proprio la polizia che sta arrivando a salvarci! Ah, è la polizia effettivamente. Come non è uno zombie? Dice la polizia, qualcosa è cambiato. Voi siete fortunati ad essere vivi. In che senso siamo fortunati ad essere vivi? Che sta succedendo? Dammi la mia mazza. Cosa? Ciambelle alla ciliegia, alla fragola, non lo so. So un'orda di zombie. È un'intera orda di zombie che sta arrivando. Non vi preoccupate, Pingu penserà a salvarvi. Fuggite, sciocchi. Ok, forse no. Scappa. Oh, porcellana, quanti zombie. Vi chiudo la porta, ragazzi. No, ok. Sono primo. Signor Mister Ciambella Poliziotto, ci stiamo andando sotto. Che calmi ragazzi. Ho una mazza da baseball. Certo che è ovvio, nell'epidemia zombie ci deve essere una mazza da baseball. Che credete, eh? Non abbiamo altra scelta. Sto parlando. Dobbiamo andare dai militari, dalla polizia, da tutti. Vai. Ma come sono morto? Che succede? La prof! Non è stata sparata! L'ho detto, ragazzi! I zombie non muoiono! Qualcuno l'ha grabbata? L'hanno presa? Hanno preso la prof! Hanno rapito la maestra! E vai! Niente compiti! Ok, fino a qua dovrebbe essere normale, no? Noi che scappiamo dai zombie! Tutti in fila indiana, ragazzi! Eccolo là, sarà la nostra professoressa, sarà la nostra carissima maestra che ci vuole dare non solo 2, 3, 4 e che non ci dà un 10, almeno mi dà su 10 per una volta. E mister... Ubriachello di Hamster! Allora, per farci volere bene dalla maestra, dobbiamo regalarle qualche sostanza di cibo, no? Qualche cibo stupefacente! Del tipo le ciambelle sono molto stupefacenti. Certo che questa catena di supermercati è famosissima, ma come fa ad essere famosa se è sempre vuota? Datemi la pizza! Dove sono i salami? Prendete tutta la pizza, tutta la... Ah, questo è mio! Non vi attardate a prendere il mio dog alla Peppa Pig! Prendi le chewing gum, così le diamo al bull. Prendi tutte le provviste possibili, immagina. Prendi la ketchup, bottiglie di salsa speciale, di salsa tabasco. E ci brucia il sedere con la salsa tabasco. La salsa piccante. Aiuto! Ragazzi, ma non ci sta andando molto bene questo tragitto, eh? Non vi preoccupate, voi scappate, ci penso io a loro! 1, 2, 3,
Ok, ho finito le munizioni, ragazzi. Me ne vado. Via, scappate! Scappate tutti! Non è importanza! Chi ce la fa, ce la fa! Chi non ce la fa, ciao ciao! L'importante è salvare noi stessi! No, non sono egoista! Sono realista! Gli edifici in fiamme! Non sapevo che i zombie sapessero tirare le molotov per mandare tutto in fiamme! Non sapevo nemmeno che sapessero usare lanciafiamme! Siamo arrivati al finale con la prof! E io c'ho una pistola! Dovete fidarvi di me! Io conosco! Io conosco le fognature come le mie sporche mani! Senza offesa a te! Poliziotto con un uncino! È il momento. A quanto pare ci ritroviamo di nuovo nelle fogne. Perché, appunto, la prof! La maestra è una pezza di fogna! Raga, puzzala! Quella maestra puzza! Io non ho detto che puzza nei piedi! Ecco perché gli puzza nei piedi a quella maestra! Perché va nelle fogne! Dobbiamo andare a controllare là dentro! Però io presumo che quella maestra... Mamma mia, come c'è finita male! Come c'è finita male! Perché è stata rapita! È stata rapita! Però beh, è stata rapita! Sono contento, no? Che ti mette al centro? Puccino? Puccino Pio? Ecco, bravo. Eccola! È diventato una mega zombie! Brrr, ritornata in classe! No, signora cara maestra! Voi non siete più i miei studenti modello! Non lo siete più! Ma sta tirando i compiti in classe? No, non voglio prendere F! Non pre... Ma che sono quelle mani che spuntano dal... Qua dobbiamo correre! Qua dobbiamo correre! Aia! Quel 5 non mi è piaciuto, Karen! Mi sa che dobbiamo saltare, Karen! Lei stacca! Dobbiamo attaccarla! Sparai! A quanto... Aia, che male! Aia, che male! Aia, che male! Sta facendo troppo male, aia! È incredibile! È potentissima! Aiuto! È possibile da battere! Ci devo riuscire a farcela! Ok! Wipe out! No! No! Salta, Takeshi's Castle! È stanca, è stanca, è stanca! Fai sparare tutti i colpi! Ok, l'ho fatto un pochino male. Però ora male farà a me questa. Statene fermo! Brava! Non riceverò più due! Farò le ripetizioni, ok? Ma diventerò bravissimo! Questo ormai è una lotta tra me e lei. Io con uno sputo di vita, lei con troppa vita. Ok, se ti stanchi... Se ti stanchi ti sparo. Ok? Attenti, 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 attenti. No! Ok. Quella è diventata una zombie! Aia, me la sono beccata questa, proprio malissimo ha fatto. Ok. 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 Aia. 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 Dai, ce l'abbiamo in pugno! Io do io un pugno! Vieni! Quello che vorremmo fare a tutte le maestre. L'abbiamo sconfitta. Ma c'è un essere misterioso. Una figura nell'ombra. È proprio così. Voi avete distrutto la mia creazione. Sfortunatamente per voi, questa mia creazione è andata. Ma la rimpiazzerò. Ah, noi la rimpiazzeremo. No! Non diventiamo brutti zombie! No! Pico! No! No! E quindi siamo diventati degli zombie boss? Che? Aia! Mi ha dato una puttorina nello stomaco! Aiuto! Aia! Ok, ragazzi!
ragazzi, io direi che questo video lo posso anche completare qua. E nulla, bellissimo questo finale. Ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un sacco di pollice in su. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao.